Era qualche anno che non venivamo più in questo sito. Siamo nella stradina adiacente il cimitero comunale di Pagani. Qui qualche anno fa non era una strada, era una cloaca a cielo aperto. Fortunatamente, ma per l'amor di Dio, non grazie ai nostri servizi, sia chiariamo questo. Qualche ora fa alcuni cittadini ci hanno chiamato perché beh, notate che bello spettacolo. Viene invasa da buste di non so cosa, che sono fiori secchi, buste, carte. Poi ci sono delle carte di stati a lutto, insomma, è materiale del cimitero. Non abbiamo dove metterlo? Non abbiamo dove mettere questa immondizia? Non abbiamo dove mettere questa sterpaglia? Non si può chiamare gli addetti e farli rimuovere. Invece noi che cosa pensiamo di fare? Beh, qua nessuno vede, lo buttiamo qua. Una catasta di bustoni neri pieni, vi ho detto, fiori, carte. Chiaramente questo che cosa comporta? Comporta che subito c'è qualcuno che ne approfitta. Nel mentre noi stavamo facendo le riprese, io mi sono messo qui a guardare la stradina di accesso a questo sito. Stava entrando un automezzo carico di non so che. Forse avrà visto me, avrà visto la telecamera, non lo so. Fatto è che ha pensato bene questo signore che non abbiamo individuato e ha fatto marcia indietro e se n'è andato. Non potendolo smaltire altrove o potendo smaltire pagando però. Ma se noi diamo l'input per buttare l'immondizia è normale che nottetempo può venire chiunque con la scusa di andare a portare qualcosa al canile municipale, che è nei pressi dove lavorano tante persone che amano i cani, amano gli animali, viene qui e sversa di tutto e di più, compreso l'Eternit che sta qui ai miei piedi.